Allora, Manuel Zuria, noi siamo qui al Festival Cammino Controcorrente, un festival che si è ripensato quest'anno. E la sua partecipazione è la prima volta a questo festival? Sì, è la prima volta e per questa occasione ho discusso insieme a Riccardo Vaglini, che è uno dei direttori artistici del festival, una serie di brani che suoneremo insieme ad altri due amici flautisti giovani veneziani. E il programma verte intorno alla figura di Gheorghi Kurtak, che è uno dei compositori, diciamo il decano dei grandi compositori, ormai 95enne, che ha scritto una serie di opere per gruppi di flauti. Sono dei brani molto brevi che si prestano per fare un'esperienza anche a livello didattico. E in questo caso non è un'esperienza didattica, però insomma ci siamo ritrovati qui oggi il giorno del concerto, quindi in tempi strettissimi, e siamo riusciti a trovare la sinergia per poter costruire una esecuzione al livello. Dunque, lei è un flautista che si occupa principalmente di musica contemporanea. Ci spiega un po' come mai? Diciamo, il flauto di solito viene visto come questo strumento aulico, molto addentro, insomma, in tutta una serie di repertori classico-romantici, forse anche arrivando fino a Debussy. Però molto spesso non si va oltre. Come mai lei è andato oltre questo limite? Ma io risponderei con una domanda, nel senso che perché mai un musicista che vive in questo tempo non si deve cimentare con la musica che gli appartiene? Cioè, io ritengo che sia abbastanza naturale questa scelta, perché la musica di oggi, quella che mi circonda, è in fondo quella che mi appartiene di più. E faccio più difficoltà a relazionarmi con la musica, diciamo, del passato prossimo, diciamo la musica francese, lei ha citato Debussy, eccetera, e sicuramente faccio ancora più fatica a relazionarmi con la musica del passato remoto. E questo non vuol dire che io disdegni questa musica, anzi, per carità, la suono per me stesso, però ecco il mio. La mia scelta è focalizzata esclusivamente al contemporaneo, diciamo principalmente al contemporaneo, perché sento che la mia missione, se di missione si può parlare, è quella di promuovere la musica dei miei giorni. Ecco, lei ha al suo attivo anche tutta una serie di CD di questa musica, di musica dei nostri giorni, di musica con cui lei può anche chiedere al compositore cosa avrebbe voluto, qual era la sua intenzione quando ha scritto determinate cose. Ci dice un po' questa sua esperienza con i compositori oggi viventi? Ma questo è forse l'aspetto più, diciamo, più bello e magico, no? Di questo, la relazione con la creatività e col creatore vivente di un'opera musicale. Tutto quello che noi avremmo voluto chiedere a Bach o a Mozart è impossibile, ovviamente, ma oggi abbiamo la possibilità di relazionarci con chi scrive la musica, anzi di collaborare, l'interprete diciamo che è una figura di riferimento molto importante per chi crea la musica, perché diciamo la verità, la musica non esisterebbe se non in teoria senza il filtro dell'interprete. Quindi è un lavoro che è importante proprio perché produce creatività. E ci dice, ad esempio, qualche nome di compositori o compositrici con cui lei, si è, relazionato? Ma guardi, io ho lavorato, ho avuto la fortuna di, insomma, non sono più giovanissimo perché vado verso i 60 anni, mi occupo di musica contemporanea quando ne avevo poco più di 15-16 anni, quindi diciamo che ho visto
e ho conosciuto tantissimi compositori. Per rimanere in Italia ho lavorato moltissimo con Sciarrino, con Donatoni, ma anche con giovani, giovanissimi. Quindi, insomma, diciamo che è il mondo che mi appartiene, l'ho esplorato fino in fondo. Per quanto riguarda, diciamo, la tecnica dello strumento, ci sono tutte quelle che di solito si definiscono le tecniche estese per gli strumenti. Secondo lei, secondo la sua esperienza, da quando lei ha iniziato ad oggi, si sono ulteriormente allargate queste maglie in cui il flauto trova e può esprimersi? Guardi, io c'è stato un momento intorno agli anni 80, diciamo la fine degli anni 80, in cui questa idea dello sviluppo della tecnica strumentale era molto sentito e anche molti compositori avevano spinto molto in quella direzione con la nuova complessità, insomma, con una musica estremamente complicata, difficile, che voleva esplorare le tecniche nuove dello strumento. Per fortuna, dico per fortuna, tutto questo, diciamo, è stato superato negli anni 2000 perché oggi ci troviamo in un contesto totalmente differente, che è quello di compositori che scrivono esclusivamente perché hanno un'idea in testa che può essere un'idea molto complessa da realizzare in maniera complessa oppure anche molto semplice. Ricordo compositori come, non so, per dirne uno emblematico, Arvo Pärt, per esempio, che è uno dei compositori con cui ho avuto la fortuna di lavorare insieme diverse volte. E Arvo Pärt è un compositore che non si preoccupa minimamente della tecnica strumentale, ma piuttosto cerca un messaggio, un'emozione attraverso lo strumento con la quale colpire l'ascoltatore. E questo è, diciamo, un aspetto, secondo me, una grande conquista della musica dei nostri giorni. Dunque, lei appunto ha il suo attivo numerosi CD, c'è qualcosa che si sta ancora preparando? Ci sono dei progetti su cui lei sta Sì. lavorando in questi mesi? Allora, io ho completato quest'anno un progetto che era nato nel 2007, quindi molti anni fa, un progetto sul minimalismo, sulla musica minimalista, e ho prodotto in questi anni tre CD, il primo è un triplo CD, poi seguito da un doppio CD e da un altro doppio CD che è uscito qualche mese fa, che si chiama Again and Again, ancora e ancora. All'interno di questi sette dischi che ho pubblicato nel corso degli anni, anche lì ho voluto esplorare una serie di nomi che fossero non solo quelli, diciamo, canonici della musica minimalista, Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich, ma anche delle figure, diciamo, meno conosciute di riferimento. Per esempio, in questo nuovo CD che ho prodotto ultimamente, mi dedico a creo una sorta di parallelo tra queste figure, i grandi minimalisti storici della scuola americana, e la scuola dei paesi dell'est europeo, principalmente Lituania e Ungheria, perché Lituania e Ungheria sono due paesi che hanno prodotto tantissimo non solo nella musica minimalista, ma nel minimalismo tout court, cioè anche nell'architettura, non so, se pensa che, non so, Mačiūnas, il lituano, così come Jiří Kolář o tanti altri artisti che vengono dall'area dell'Europa dell'Est. E quindi ho voluto creare questo cortocircuito per creare un confronto.